Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 23 dicembre, manca poco e siamo a Natale, auguri anticipati a tutti e vi ricordo che per festeggiare condividete la zuppa, insomma fate un regalo al vostro nemico più di sinistra, più politicamente corretto, condividete la zuppa. Nel frattempo vediamo che cosa è successo oggi sui giornali, sciopero del Sole 24 Ore perché gli hanno tolto il contratto integrativo, cioè quello sovrappiù ai dipendenti che si sono messi in sciopero in questi 2 giorni, se no forse avremmo avuto qualche dettaglio di più sulla finanziaria che è stata approvata. E sta per essere approvata in queste ore, o è stata approvata ieri, direi. Il punto fondamentale è che oggi mi viene molto da ridere perché il Corriere della Sera ha avuto la sfortuna di fare 2 titoli, uno vicino all'altro, che fanno sgarasciare dalle risate, non solo per i personaggi che vengono intervistati, che hanno la loro dignità e serietà, ma per la sfortuna che spesso avviene nei giornali di non rendersi conto del caposervizio di una pagina, come titola rispetto al caposervizio dell'altra pagina come la titola e il caporedattore. O l'ufficio centrale non si rendono conto che c'è un po' di ridicola coincidenza. Allora, il Corriere della Sera che cosa fa? Titolo sulla Boldrini, intervista imperdibile. Ciao Giorgio, intervista imperdibile alla Boldrini. Io donna in libere e uguali. Sarebbe in liberi uguali, che però è declinato libere quando c'è una donna ed è il partito di Grasso ed ora anche della Boldrini. Titolo del Corriere della Sera: Io donna in libere e uguali. Giri la pagina, anzi la pagina vicina, cosa c'è scritto? Io pompiere in commissione, sarebbe Casini nell'asilo Mariuccia, cioè la commissione che si occupa delle banche. Veramente una sfortuna declinare i titoli con lo stesso insieme al gioco retorico. Tra l'altro, a leggere le interviste sono una più divertente dall'altra, ma io direi che dovremmo dare forse la preferenza, non soltanto per questioni di genere, all'intervista fatta dalla Boldrini, in cui dice: no, lavori occasionali, ma lavoro buono per i giovani. Grazie. Importante declinare le buone intenzioni con vigore. Non no ai lavori occasionali, ma buon lavoro ai giovani. Probabilmente quelli che lei ha assunto a spese nostre alla Camera per fare da assistenti alla sua immagine o per la grandissima lotta alle fake news, oppure il lavoro che lei stessa ha fatto, che se si tirasse da parte forse potrebbe essere gestito da un giovane, cioè quella di candidare in un partito che è potenzialmente il 6%. Io penso che questa retorica della dichiarazione del problema senza dare le soluzioni, come lo facciamo in buon lavoro, cara ministra o cara presidenta Boldrini? Sulla Boschi, la Boldrini prende una posizione importante: no, non cado nella trappola. Lei sì che è una furba, anche se nuova alla politica, del botta e risposta fine a se stesso. No, non è un botta e risposta fine a se stesso. Bisogna capire che ne pensi, se secondo te una questione centrale, cioè la responsabilità o meno della Boschi nella vicenda delle banche, ha un peso o non ha un peso? Non è un botta e risposta, non sei presidente della Camera con quest'aria così per tutta la vita. Vabbè, comunque, questa è la risposta che dà. L'altra cosa fantastica, invece, sul Movimento 5 Stelle, un botta e risposta ce l'ha: parlare di alleanze è prematuro. Va bene, prematuro, capo di Stato. Ma non c'è terreno per dialogare col Movimento 5 Stelle. Beh, insomma, questa è l'intervista della Boldrini che vi dà il senso di una donna che ha avuto una grande fortuna, cioè quella di fare qualche cosa che l'ha sempre messa su un piedistallo, per cui noi poveri mortali non facciamo altro che pendere dalle sue labbra. Quella di Casini ve la risparmio, dice che però nei confronti della Boschi, questo è il succo, c'è stato non una caccia alla donna, è troppo intelligente Casini per cadere in questo equivoco femminista, ma che c'è stato, diciamo, un po' di isteria nel trovare un capro espiatorio. Questo è il punto di vista del Presidente della Commissione e della Camera, che è servita secondo me a nulla. Sui retroscena politici ce ne sono due che vi segnalo: il Cavaliere che sarebbe preoccupato dell'andamento dei sondaggi che danno molto male Renzi perché vuole fare l'accordone con lui, e in genere sempre molto informato Verderami, lo leggo con attenzione, uno dei pochi retroscena che leggo sul Corriere della Sera, e l'altro invece riguarda il PD di Renzi che vorrebbe, mi sembra, Repubblica dice che vorrebbe che tutti quanti i membri del governo che oggi godono di grande fiducia si candidassero e avessero visibilità a partire da Gentiloni per portare un po' di voto e acqua al PD. Tra l'altro nel retroscena di Verderami c'è una cosa che mi sembra verosimile, cioè che Forza Italia non ha voluto troppo far casino sulle banche e sulla Boschi proprio in virtù di questo accordo. Sa che chi tocca la Boschi muore.
va bene? E quindi Forza Italia non avrebbe fatto quello che sarebbe stato, direi, nel DNA di alcuni suoi esponenti, penso Gasparri, penso Brunetta, penso questi che chiacchierano e parlano dandoci forte nervo alle loro dichiarazioni, che mi sembra che siano stati un po', ecco, meno solleticati sulla vicenda Brunetta. È stato nominato presidente della Consob un certo Marco Nava, è uno dei pochi funzionari italiani che hanno grandi ruoli nel vertice della burocrazia europea. La cosa che mi fa ridere è la prima volta in Consob una persona di massima competenza. Questo lo leggo su Repubblica, ma c'è anche sulla stampa. Cioè, stiamo dando a uno sconosciuto burocrate, che ha avuto soltanto la possibilità di lavorare con Prodi e con Monti, che ha scalato i vertici dell'Europa, diciamo, dirigenziale, proprio quegli euroburocrati che tanto tutti contestiamo per la loro incapacità di guardare alla realtà vivendo nella loro torre d'avorio brussellese, gli stiamo dando un credito senza ancora avergli fatto neanche digerire la presidenza della Consob. È già un fenomeno questo Marco Nava, solo perché ha lavorato con Prodi e con Monti. Mi fa pensare un po' a tutta quella retorica dell'Odem che investì l'arrivo di Monti che ci doveva salvare, e poi all'opposto l'abbiamo distrutto pochi anni dopo dicendo che ha distrutto lui l'Italia, cioè è sempre da un passo all'altro, però siamo talmente provinciali che se uno arriva da Bruxelles, paese, commissione che è guidata da uno che stenta a reggersi in piedi perché è perennemente ubriaco, non è una battuta, ma è perennemente ubriaco, questi funzionari sono di per sé, no, com'è che dire, per la prima volta in Consob una persona di massima competenza, scrive Repubblica. Oggi si occupa del monitoraggio del sistema finanziario e della gestione delle crisi finanziarie in Europa, che non mi sembra che abbia dato e abbia un ruolo tale l'Europa e la Commissione, e o comunque abbia avuto un ruolo così fondamentale nelle gestioni delle crisi, se non forse peggiorarle con la sua inconcludenza. Ma siccome arriva dall'Europa, sarà finalmente la prima volta in Consob una persona di massima competenza. Mi fa impazzire questa roba, per cui uno, siccome non ha un rapporto con Roma ed è andato lì e dice, ci guarda anche con un po' di sussiego, quando viene con un bel ruolo in Italia si dice sempre che è bravissimo. Manovra finanziaria approvata ieri è salita a 1247 commi. I commi all'interno di un articolo sono fatti perché si vota il solo articolo e non si spacchetta il voto in 1247 voti. Ve la faccio semplice: questa manovra è fatta per tre quarti maggior deficit. Quindi abbiamo scaricato sulle prossime generazioni il fatto che non abbiamo aumentato l'IVA come era previsto da vecchie clausole di salvaguardia al 25%. Non aumentare l'IVA è causa buona e giusta, ma non è stata fatta riducendo le spese, ma aumentando il deficit dei nostri figli. Siete contenti? Ma insomma, non so se questa è la manovra come quella precedente, come quella degli anni precedenti, molto interessante. Quello che c'ha è che ha finalmente sbloccato per i dipendenti pubblici i contratti, 5,5 miliardi di spesa pubblica in più, 2 miliardi di questi sono soltanto per i contratti dei pubblici dipendenti. Tutto il resto del mondo non ha aumenti, quelli del sole gli hanno tolto il contratto integrativo e scioperano, quindi domani non li troviamo in edicola neanche domenica, ma c'è stato l'aumento di dipendenti pubblici, probabilmente perché i dipendenti pubblici che ci ascoltano ci diranno perché erano anni che erano bloccati i nostri aumenti, e io rispondo loro, ma voi preferite un aumento uguale per tutti o un aumento per chi di voi se lo merita? No, uguale per tutti gli è stato dato, non è una semplificazione. È quello che oggi io leggo sul Messaggero, lo scrive Giannino, riguardo, perché poi ci sono le normette all'interno di quelle nazionali, riguardo Roma. A Roma sapete qual è il problema? Il problema è dare a 15.000 dipendenti comunali l'aumento di stipendio. E sapete chi lo fa? Il Movimento 5 Stelle, quello che con Grillo, quando andò all'assalto di Roma, disse: arriviamo a Roma e facciamo subito piazza pulita dei dipendenti fannulloni. Gli dà un aumento uguale per tutti. Voi direte: sono 15.000 soltanto dipendenti pubblici di Roma, soltanto, no, 23.000, però gli altri non avevano diritto, non avevano l'anzianità, sono secondo criteri diversi. Ma comunque, come hanno fatto ad aumentare, a dare questo aumento uguale per tutti? La Raggi e uno dei suoi esponenti pare abbia detto: siamo meglio dei democristiani, veramente siamo sulla buona strada. Sapete come hanno fatto? Attraverso un'autocertificazione sulla loro anzianità e sul loro merito, giudicato da dirigenti che hanno dato il merito a tutti, quindi sono tutti meritevoli, hanno tutti l'anzianità giusta. Questo avviene in una città che non ha i soldi per coprire le buche, una città in cui tu vai all'anagrafe, a Via dei Cerchi, ti trattano a calci nel culo perché neanche non ti possono dare, ti danno il numeretto, neanche i dipendenti pubblici danno il numeretto. Avete mai provato a utilizzare un servizio a Roma? Ecco, io lo faccio, è un disastro, ma noi gli diamo un aumento uguale per tutti. Posto che ci sono dei dipendenti che si fanno un mazzo così, questa specie di generale aumento e
È la prima volta che lo fanno? No, non è la prima volta che lo fanno, però il Movimento 5 Stelle era 9 anni che non avveniva questo aumento generalizzato, oggi evidentemente le casse stanno talmente bene grazie alla Raggi che possono dare un aumento a tutti quanti. Nel frattempo, su un altro giornale, la Raggi cosa scopro che cosa che fa? Lo scrive Sergio Rizzo, poi direte te la prendi con la Raggi? No, ce la siamo presa l'altro giorno con la Boschi, ce la prendiamo con tutti quanti, non è la Raggi che ci fa ridere, i casini li fanno a destra, li fanno a sinistra, li fanno in alto, li fanno in basso, però cosa c'è un di più in questo Movimento 5 Stelle? È il loro moralismo da qua. Quattro soldi che qualche volta ci fa venire il sangue al cervello. E sapete qual è? Che hanno detto che loro non volevano che i rifiuti zero, non volevano i termovalorizzatori, il no a tutto, no tap, no qua, no là, no giù. Comunque certamente sui rifiuti, rifiuti zero. Nel frattempo abbiamo i rifiuti, come ricorda Sergio Rizzo, che non sono cambiati un anno e mezzo, non potevano cambiare, non era possibile che cambiassero. Sapete dove finiscono i rifiuti della monnezza italiana? Roma 400 mi sembra. 1000 tonnellate al giorno, adesso posso sbagliare sul numero, però il 400 c'è, mi dovete scusare, ma comunque una grande quantità delle tonnellate dei rifiuti romani indifferenziati, sapete dove vanno? Andranno a Parma, e sapete dove? Nel termovalorizzatore, e sapete da chi è gestita Parma? Da Pizzarotti, e sapete perché è stato espulso, tra le altre cose, Pizzarotti del Movimento 5 Stelle? Perché non ha bloccato il termovalorizzatore, che lui voleva bloccare quando era candidato del 5 Stelle, quindi noi ci troviamo con un sindaco 5 Stelle a Roma, che manda i rifiuti a Parma, dove c'è il sindaco un ex 5 Stelle, per un termovalorizzatore che non si voleva fare, che lui è stato costretto a fare, a concludere, e grazie a quel termovalorizzatore bruciamo i rifiuti di Roma, che è governata da una 5 Stelle, che manda i rifiuti al termovalorizzatore di un suo ex collega del 5 Stelle. È da rompere la testa questo gioco di parole, se non fosse che noi siamo governati da sindaci così ipocriti che prendono i voti contro i termovalorizzatori e utilizzano i nostri rifiuti per essere termovalorizzati. Mentre tutto questo sta avvenendo, lo strillone del Movimento 5 Stelle, cioè Marco Travaglio, di che si occupa oggi sulla prima pagina del Fatto, del doppio incarico, del doppio mandato, cioè nel Movimento 5 Stelle c'è l'obbligo di non fare più di 2 mandati, e quindi stanno litigando la Raggi contro il sindaco di Pomezia o di Fiuggi, mi sembra, non mi ricordo bene, del 5 Stelle, che ha fatto un anno prima come consigliere comunale, poi ha fatto per 4 anni o 5 anni il sindaco e vuole essere candidato per la terza volta, dice ci vuole continuità. Allora cosa dice Travaglio? Questa battaglia contro, è giustissimo quello che hanno detto, non più di 2 mandati, ma non per i sindaci, è un pezzo delirante, ma al di là del delirio col quale lui cerca di giustificare che facciano più mandati, ma nel frattempo dice che fa bene Di Battista a mollare la sua poltrona, in questo delirio la cosa che mi viene e mi fa ridere è come i rifiuti li mandiamo a Parma, i rifiuti restano un problema, l'ATAC non funziona, diamo gli aumenti uguali a tutti e diciamo che Roma è mal gestita ai tempi di Marino, se piove è un casino perché la città è vecchia e non perché Roma è rimasta nel suo gran casino, però il problema qual è? È il doppio mandato. Ecco, questa è l'Italia delle regole e comunque l'Italia che apprezzerà moltissimo il funzionario europeo di Bruxelles, che è alla direzione, ve la dico io, monitoraggio sistema finanziario e della gestione delle crisi, e che arriva là e finalmente risolverà i problemi italiani perché viene da Bruxelles. Fantastico! La tecnocrazia di Bruxelles, il Movimento 5 Stelle, ci salverà. Buon Natale, tanti auguri e ci vediamo domani ancora con la zuppa di porro. Condividete se vi è piaciuta, regalo di Natale a quelli che non la pensano come noi. Ciao!